se soffri di alitosi, di alito cattivo, sappi che non sei da solo. You are not alone, come dicono gli inglesi. Gli studi infatti dicono che un italiano su due soffre di alitosi almeno una volta nella vita. Quello che non sanno però gli inglesi è che il vero nome scientifico dell'alitosi è fetor oris, proprio dal latino. Oris che vuol dire bocca e fetor che vuol dire cattivo, che ha un cattivo odore. Se riflettiamo su questo 50%, significa che magari anche a te è capitato o sta capitando di soffrire di questo problema. Magari però non te ne rendi conto, ma vedi che le persone intorno a te scappano, ti evitano e magari quando gli parli si girano dall'altra parte. Andiamo allora in questo video ad affrontare il problema dell'alitosi per capire da dove viene e quali sono i rimedi naturali migliori per risolverlo. Alma Fisio, curare, non trattare. Ci sono persone convinte che l'aglio sia il problema principale. Non mangiare mai aglio perché altrimenti avrai un alito cattivo. Alcune dicono che siano le cipolle, altre i broccoli o magari chissà quale altro cibo cattivo. Tanti di noi usano cicche che mangiano tutti i giorni proprio per controllare il proprio alito. Altri invece fanno risciacqui di colluttorio tutti i giorni per controllare la salute della propria bocca. Queste pratiche sono solo leggende o effettivamente hanno dei fondamenti scientifici? La prima cosa che è importante sapere è la causa dell'alitosi. Sappi che all'interno della tua bocca c'è una microflora batterica. Che cosa significa microflora? Significa che hai una varietà di batteri e di virus, proprio come la varietà di piante e di fiori ci sono in una foresta. Però invece che macro, è micro, è piccolina ed è dentro la tua bocca. Questi batteri, che sono sani e sono necessari per te per digerire, possono però moltiplicarti eccessivamente perché la bocca è umida e calda e quindi crea proprio le condizioni ideali per alcuni ceppi batterici di moltiplicarsi. Come fanno però questi batteri a moltiplicarsi eccessivamente? Dopo che tu mangi, i batteri consumano gli alimenti che tu hai mangiato producendo delle componenti al cui interno c'è il solfuro, ovvero lo zolfo, che è la causa di un odore cattivo e che è comune proprio nelle uova marce. Quello stesso odore che viene utilizzato a carnevale per fare gli scherzi agli amici. E quali sono quegli alimenti con al loro interno tanto zolfo, tanto solfuro, che poi dà quell'odore cattivo? In effetti sono proprio le uova, ma anche la carne. Non è un problema però se tu ti abitui a lavarti i denti frequentemente, almeno 2 o 3 volte al giorno, o perlomeno subito dopo che hai mangiato. Perché, come dicevamo prima, se non li nutri, questi batteri non aumenteranno di numero e lavandoti i denti, eliminando i residui di cibo nella tua bocca, non gli permetterai di fermentare e quindi non avrai alitosi. Degli odori sgradevoli e dei cibi che causano odori sgradevoli ne avevamo parlato già in un altro video, quello legato alla digestione e anche all'odore cattivo che può avere la tua cacca o all'aerofagia che potresti soffrire mangiando certi cibi. Un falso mito comune è quello di credere che siano i fagioli o i legumi a creare aerofagia. In realtà, quello che soffri dopo aver mangiato tanti legumi è semplicemente la difficoltà del tuo intestino di digerirli se li mangi una volta ogni tanto. Ma se li mangi frequentemente, come abbiamo già visto in un altro video che puoi trovare cliccando qui in alto, vedrai che non sono loro la causa del cattivo odore delle tue feci, né tantomeno del cattivo odore del tuo alito. Il tuo intestino sarà in grado di scomporli perfettamente e ti daranno anche tanti nutrienti essenziali per la tua salute. Un consiglio sicuramente valido che ti danno, penso, tutti i dentisti è quello di passarti il filo interdentale. Il motivo? Sì, da una parte assolutamente utile proprio perché può eliminare i residui di cibo che si possono conficcare tra un dente e l'altro, e poi perché il filo interdentale è un vero e proprio massaggio delle gengive, che possono soffrire quando non le curi o quando mangi male e le loro stesse diventare infiammate, creare delle lesioni
che portano poi a suppurazioni che hanno un cattivo odore. Ti hanno consigliato il colluttorio? Secondo me quella non è la scelta giusta. Il colluttorio, che in alcuni casi è di base alcolica, quello che tenta di fare è proprio togliere tutti i microrganismi, tutti i batteri all'interno della tua bocca. Ahimè però, una bocca sana ha bisogno dei microrganismi, dei microbatteri, perché per aiutarti a scomporre il cibo, che parte proprio dalla bocca, ha necessità di avere questa flora batterica che lo aiuta a fare questo compito. Cercando di eliminare tutti i batteri con un colluttorio in maniera indiscriminata, quello che farai è probabilmente liberare il campo a quei batteri più aggressivi e più cattivi di moltiplicarsi più facilmente e creare come conseguenza un cattivo odore. È lo stesso effetto che può avere un antibiotico ad ampio spettro. Sì, può aiutarti a breve termine a sconfiggere il batterio che ti sta facendo ammalare, ma uccide anche tutta la tua flora intestinale e tutte le tue difese immunitarie che dovrebbero poi tenerti in salute per lungo tempo. Non è infatti una novità che chi prende antibiotici finisce poi per ammalarsi più frequentemente, sottoponendosi a cicli di antibiotici ripetuti durante l'anno. Perché con gli antibiotici ad ampio spettro, come anche con un colluttorio, non stai colpendo solo il batterio che sta crescendo troppo, ma li stai colpendo tutti. Per questo diciamolo, non è assolutamente l'aglio la causa dell'alitosi. Anzi, l'aglio al suo interno ha delle componenti che sono antimicotiche, non permettono a certi tipi di funghi di aumentare e di svilupparsi troppo nella tua bocca. Ma anche la cipolla, il rosmarino, i chiodi di garofano hanno tutti alcune componenti utilissime proprio per bilanciare questa flora interna che tu hai in bocca e tenerla sempre a livelli ottimali. Una curiosità, un suggerimento che magari nessuno ancora ti ha detto. Tanti batteri cattivi che facilmente si moltiplicano sono spesso depositati in fondo alla lingua. Per questo è una pratica assolutamente utile e sana quella di spazzolarti la lingua stessa, andando proprio indietro dove è più facile che questi batteri si moltiplichino. Se mangi la menta, una carota o del finocchio, sia intero o sotto forma di semi, sicuramente il tuo alito sarà più fresco e la tua bocca più sana. Ma a volte ci sono dei problemi di cattivo alito dovuti a problemi più profondi, più interni e più seri. Il primo di questi problemi potrebbe essere di bocca troppo asciutta. Una bocca asciutta è infatti una bocca senza saliva. E la saliva, come ci hanno insegnato da bambini quando ci tagliavamo, ha poteri antimicotici e antibatterici. Per questo ci leccavamo la ferita, proprio per prevenire un'infezione. Se però abbiamo l'abitudine di dormire con la bocca aperta, o ancora peggio, soffriamo di broncopneumopatia cronica ostruttiva che ci costringe di notte a respirare di bocca, finiremo per svegliarci con la bocca sempre secca. E quindi la tua alitosi sarà solo una conseguenza di questa cattiva abitudine. Abitudine seria che porta poi non solo a un alito pesante, ma anche a veri e propri problemi nell'apprendimento, nella concentrazione e nella capacità di riposarsi completamente. Se pensi che questo è il tuo problema, parlane subito con uno pneumologo o comunque vai a vederti questo video cliccando qui in alto, dove ti insegno e ti parlo di questo problema con degli esercizi pratici per migliorare l'apertura e la conformazione del tuo naso. La seconda causa, abbastanza seria, è dovuta a problemi della gengiva, conosciuti infatti quindi col nome di parodontite. Paro, ovvero intorno al dente, problemi dell'apparato che si sviluppa intorno al dente e quindi delle gengive o del tessuto scheletrico e connettivo intorno ad esse. Quando le gengive sono infiammate, si arrossano, si gonfiano e a volte sanguinano. Questo può creare la moltiplicazione di alcuni batteri con una vera e propria infezione che poi porta ad alitosi. Ovviamente se ne soffri non mi preoccuperei troppo dell'alito pesante, che è solo uno degli effetti indesiderati, ma piuttosto della salute delle tue gengive,
che se soffrono potrebbero portarti anche a una mobilizzazione del dente o addirittura alla caduta dello stesso. In questo caso la tendenza, che ti potrebbe venire spontanea, è di iniziare ad evitare cibi duri ed iniziare ad evitare di spazzolare troppo forte le gengive stesse. Se infatti credi che siano infiammate o che siano deboli e sanguinanti, potresti pensare che faccia bene evitare di sovraccaricarle, evitare di stimolarle. In realtà le gengive, per nutrirsi, per guarire, per stare bene, hanno invece bisogno di essere spazzolate e di essere nutrite con una corretta stimolazione proprio legata alla masticazione. Quando mangi cibi duri, cibi forti, allora con la masticazione, con la resistenza che si crea, le tue gengive si rafforzano, si solidificano, evitando quindi che soffrano o che si possa avere la caduta del dente stesso. La stessa cosa riguarda lo spazzolino. Cerca di andare su quello con le fibre più dure piuttosto che con le fibre morbide, perché questo continuo spazzolamento elimina assolutamente tutti i residui e i batteri superficiali e stimola appunto la nutrizione, la formazione di nuovo tessuto gengivale là dove c'è una sofferenza. Un altro aspetto che magari tanti sottovalutano se soffrono di alitosi è la salute del naso e dei seni paranasali. C'è infatti un collegamento diretto tra bocca e naso e se hai un'infezione a livello delle vie aeree alte potresti proprio soffrire di alitosi. Quando hai il raffreddore, il comune raffreddore, non credere che sia dovuto al freddo. No, la causa non è il freddo. Senza dubbio però, quando c'è freddo, le tue difese immunitarie, già scarse, si abbassano ancora di più, spalancando le porte ai batteri che possono impadronirsi della tua salute e moltiplicarsi. Infatti, un naso tappato, un raffreddore, sono causati da batteri o da virus e il tuo corpo, quando si intasa, quando produce il muco, è proprio nel tentativo di combattere queste invasioni esterne. Se soffri frequentemente di raffreddori, il tuo corpo ti sta dicendo che hai un sistema immunitario che non è tanto adeguato, che è facilmente attaccabile. E quindi la soluzione non è tanto mettersi una sciarpa in più o un cappellino, ma piuttosto iniziare a favorire quei cibi che rinforzano il sistema immunitario. E assolutamente prendere sole, perché il sole produce vitamina D, che è una delle molecole principali per le fondamenta di un sistema immunitario sano e forte. Se vuoi sapere quali sono i cibi migliori per rinforzare il tuo sistema immunitario, puoi trovare un video cliccando qui in alto. Non avere mai dubbi però, il sole fa bene, il sole è necessario, specialmente in Italia dove la carenza di vitamina D è tra le più diffuse e i livelli sono i più bassi in tutta Europa. Per finire, proprio perché la bocca è una parte del sistema digestivo, alcune patologie di quest'ultimo possono proprio dare come altro sintomo l'alitosi. E in questi casi, appunto, l'alito cattivo è solamente uno dei piccoli problemi secondari di un problema molto più serio. Infatti, chi ha problemi ai reni o chi ha problemi al fegato può sviluppare proprio problemi di alitosi come conseguenza di qualcosa che non va qui in basso e si ripercuote anche più in alto. Le persone con diabete hanno comunemente un problema di alitosi e non basterà una cicca o una mentina per risolvere la situazione. Sappi comunque che oggi il diabete si può curare. Ho detto la parola giusta, curare. C'è un video proprio adeguato che ho fatto cliccando qui in alto se vuoi approfondire, in cui non sono io a dirlo che si può fare, ma è un eminente scienziato e professore inglese che ha studiato per 40 anni questa patologia e ha fatto studi sperimentali per diversi anni su diversi tipi di popolazione. Vale assolutamente la pena, se sei diabetico, percorrere un percorso di dieta specifica per invertire questa patologia e, se sei in grado di tenere il tuo peso in maniera ottimale, di risolverla definitivamente. Se vogliamo quindi riassumere e concentrare tutte le informazioni di questo video in alcuni consigli specifici. Numero 1. Lavati i denti 2 o 3 volte al giorno e usa anche il filo interdentale. Numero 2. La carne e le uova
hanno al loro interno i solfiti ed è più facile che siano loro a fermentare e a produrre l'alito cattivo. Numero 3. L'aglio non porta un cattivo odore se non temporaneamente, ma anzi è utile con tutte le altre verdure e gli alimenti vegetali per migliorare la microflora batterica all'interno della tua bocca. Numero 3. Se fai fatica a respirare, se soffri di infezioni, se dormi con difficoltà e con la bocca aperta, hai bisogno di rinforzare il tuo sistema immunitario e di migliorare la tua capacità respiratoria. Prendi tanto sole e fai degli esercizi per migliorare la funzionalità del tuo naso. Numero 4. A volte l'alitosi non è un problema della bocca, ma è un problema più profondo, fegato, reni o magari diabete. Non sono problemi che per forza devi tenere, puoi affrontarli, gestirli, migliorarli. Parlane con un diabetologo, con un nutrizionista o con un epatologo per capire come fare. Per finire, l'ultima chicca, l'ultima cosa veramente interessante, sappi che l'aglio e l'odore dell'aglio non rimangono semplicemente nella bocca, ma vengono digeriti, assimilati e riportati poi nei polmoni, espulsi quindi anche dopo 72 ore attraverso la tua respirazione. Quando mangi aglio, quindi, puoi avere i suoi componenti e il suo odore anche 3 giorni dopo averlo mangiato. Se ci pensi però, ricordati bene, un detto popolare è che l'aglio fa andare via i vampiri. E cosa sono questi vampiri nei detti popolari di una volta? I vampiri probabilmente rappresentano quei batteri, quei virus aggressivi che 100, 200, 300 anni fa non si sapeva esistessero, non erano ancora scoperti, ma che si vedeva facevano morire le persone. Un vampiro poteva rappresentare un virus che ti attaccava di notte, ti faceva ammalare, ti faceva morire. Ebbene, già i nostri antenati, senza sapere cosa fossero i virus, avevano scoperto che chi mangiava aglio non aveva malattie e non soffriva di problematiche legate ai vampiri. Per questo la nostra cultura passata ci ha trasmesso l'insegnamento: l'aglio fa andare via i vampiri. Non c'è bisogno quindi di guardare Twilight o queste serie sui vampiri per capire come l'aglio sia un alimento utilissimo che fa bene alla salute e rinforza il sistema immunitario. Tra l'altro ho già fatto un video, se ti interessa vai pure a approfondire cliccando qui in alto, è bellissimo e ti aiuterà a mangiare l'aglio più frequentemente e con il sorriso sulla bocca. Io ti lascio e ti invito a provare questi suggerimenti, a vedere come va con il tuo alito e magari a consigliare questo video anche a qualcuno che, ti stai rendendo conto, potrebbe avere un'utilità nell'imparare queste cose perché non sa di avere una alitosi. Prima di andare via però ricordati di mettere un pollice in su e di cliccare sulla campanellina, così rimarrai sempre aggiornato sui prossimi video. Noi ci vediamo settimana prossima, ciao e grazie!